due sfidanti. Un prodotto da cucinare ed un territorio tutto da scoprire. Despar vi porta alla scoperta dei migliori produttori del territorio con una sfida di ricette appassionata. Chi sarà il custode d'oro di oggi? Scopriamolo in questa puntata di Sapori e custodi del nostro territorio. Benvenuti a Sapori e custodi del nostro territorio, la sfida. Il programma attraverso il quale Despar porta a conoscenza di tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Io voglio già presentarvene due, che sono Renato e Giovanna. Esageri, Sara, grazie, ma esageri, dai. Tanta roba, però, scusami, che presentazione, eh? Non è un'esagerazione, che cavolo dici? Io mi sento eccellenza a 360 gradi. Già il fatto che sia donna è un'eccellenza e tu sei in minoranza, quindi vedi un po' di... Ve la concedo, dai. Assolutamente. Ma andiamo a conoscere quelle che sono le vere eccellenze di questa puntata, il prodotto ed il suo territorio di riferimento. Lo facciamo insieme con questo video. Oggi vi portiamo in provincia di Treviso, a Camalò. Il nome di questa piccola frazione veneta pare derivi da Camaladum, vale a dire residenza per ammalati. Nome attribuito per via dell'ottima posizione geografica, ricca di aria salubre. Le testimonianze storiche più antiche risalgono all'epoca romana. Il paese si trova infatti all'incrocio tra via Sant'Antonio e via Postioma, resti, rispettivamente, di un cardo e di un decumano romano. Nei pressi di Camalò ci si può perdere nel meraviglioso Bosco del Montello, le cui pendici sono suddivise in numerose prese, le stradine che si inerpicano lungo un fianco della collina e ridiscendono dal lato opposto. Proprio in queste terre, dall'antica tradizione di mettere il formaggio sotto le vinacce, è nato l'ubriaco di Raboso. Tanto originale nella ricetta quanto unico nel gusto, l'ubriaco di Raboso renderà la puntata di oggi indimenticabile. Andiamo a scoprirlo insieme. Oggi ve lo dico, cari amici, Renato è strafelice perché gioca in casa con prodotti che conosce alla grande in un territorio totalmente suo. Beh, sì, sono a casa mia, Sara, obiettivamente sono a casa mia. Pensa, il Raboso è un prodotto che si trova solo in quella determinata zona ed è davvero una particolarità, una peculiarità ed è bellissimo pensare che uno che esce da quel territorio lo possa trovare e con la curiosità di assaggiare una cosa che non trova da nessun'altra parte. Sembra un direttore d'orchestra oggi, talmente si muove, talmente convinto e talmente gli piace questo fantastico formaggio ubriaco di Raboso. Forza, Sara, l'hai toccato nelle sue radici e qui l'hai toccato con un prodotto che mette assolutamente allegria. E beh, è ubriaco, ci voglio dire. Mette allegria, sono allegri, sono molto gioviali anche i produttori del formaggio ubriaco di Raboso. Li conosciamo insieme, volete? Ma certo che sì. È l'azienda Carpenedo. Andiamo? Guardiamo. Dopo 20 anni di attività nella produzione di formaggio, mio nonno, nel 1986, ha dato vita all'azienda La Casearia Carpenedo, che si occupa di affinamento di formaggi. La passione per il formaggio ubriaco di Raboso me l'ha trasmessa mio nonno Antonio. Proprio da lui ho imparato a selezionare le migliori materie prime, perché la qualità dei nostri formaggi passa attraverso una tradizione familiare che dura nel tempo. Per l'ubriaco di Raboso utilizziamo le migliori vinacce del nostro territorio. Durante l'immersione del formaggio nelle vinacce si attiva una fermentazione. Questa permette al vino di penetrare nel formaggio e di donare i propri profumi a questo prodotto straordinario. La collaborazione con Despar continua da diversi anni e ci permette di far conoscere a tutti questo formaggio unico. Mi raccomando, il nostro ubriaco di Raboso va assaporato con calma e in piccole quantità. Ci portano l'ubriaco di Raboso all'interno della cucina di Despar, Antonio e Valentina Carpenedo. Benvenuti, mi raccomando, piano, perché se cade, cade la materia prima e non potrei mai perdonarvelo. No, ciao, non scherzo. Sara. Benvenuti. Ciao. Ma ciao. Che meraviglia, ma che profumo già da subito. Oh, Antonio, tentatore. Insomma. Mamma mia, che meraviglia di questo formaggio. Senti un po' però, Antonio, io voglio sapere quanta gavetta c'è alle spalle? Tanta gavetta e tanta passione. Diciamo che nel 1976 sono venuto a conoscenza
della storia del formaggio ubriaco che nasce nel periodo della Prima Guerra Mondiale. E hai deciso di iniziare anche tu a fare questa produzione? E allora ho deciso di iniziare questa produzione pensando che è un formaggio che deve dare piacere e soddisfazioni non tanto per sfamare, ma per dare delle emozioni. Hai pensato bene, quindi questa pazzia magari dell'epoca ha fruttato bene, una pazzia che però ho visto che è stata tramandata. Sì, lui mi ha tramandato questa pazzia, possiamo proprio dire così, perché ci ha creduto tantissimo e i figli e i nipoti sono con lui a seguire il suo credo, insomma. E i nostri sfidanti cercheranno di utilizzare questo formaggio ubriaco per esaltarne al meglio il suo sapore. Vi chiedo per piacere di appoggiare le vostre forme di formaggio nel team forchetta e nel team coltello, grazie, perché fra poco verrà utilizzato, di prendere posizione alle mie spalle perché sarete, come ormai è risaputo, i giudici di questa sfida tra due concorrenti che vengono nel medesimo posto, Camalò, Treviso, cercano ogni giorno di valorizzare il territorio e loro li conosciamo insieme perché poi comunque solamente uno di loro potrà portarsi a casa il titolo di custode d'oro del nostro territorio. La concorrente del team Forchetta si chiama Giulia Pandolfi, ha 30 anni ed è impiegata nel settore agroalimentare. Il suo motto è: fai delle tue scelte le tue tradizioni. Il concorrente del team Coltello si chiama Ivan Borsato, ha 43 anni ed è mastro birraio. Il suo motto è: mai fare un chilometro perché sono due, devi anche tornare indietro. Sono loro i concorrenti che si giocheranno il titolo di custode d'oro di oggi. Benvenuti ufficialmente a Giulia e ad Ivan. Ciao Sara. Ciao ragazzi, io sono già spiazzata. Per piacere fatemi ecco questa inquadratura. Vi siete scambiati i colori delle magliette. Uno è gialla nella postazione rossa, l'altro è rosso nella postazione gialla. Allora fai una cortesia. Giulia, dai la tua maglietta a Ivan e me la scambiamo. Ah, per me va bene. Direi che io però dentro la sua maglietta non ci sto proprio. È un dettaglio, cosa vuoi che sia. Stiamo guardando le ricette noi, mica come siete vestiti. Scherzi a parte, andiamo dalla giovanotta. Perché vi facciamo ridere all'inizio, però poi è una sfida a tutti gli effetti, quindi ci vuole molto impegno. Una sfida, che ricetta porti per noi? Allora, noi faremo un risotto, ovviamente utilizzando il formaggio ubriaco. Utilizzeremo anche le pere, che faremo con la curcuma, quindi aggiungendo delle spezie. E una croccantezza con invece la granella di pistacchio. Andate sul sicuro, formaggio e pere, quindi si sa che piace. Come abbiamo chiamato questo piatto? Il risotto ubriaco. Ah, ti piace giocare facile, vincere facile, eh? Un po' ruffianelli oggi, un po' ruffianelli. Forse non sono io che ti giudicherò, No, sono i nostri produttori, sono loro. Quindi sta già cercando di, sai, gli specchietti per le allodole, come funziona. Andiamo sul concreto, vero? Sì, eccoti. Che mi racconti, che proponi, che quale ricetta? Allora, noi oggi facciamo il Camalò Burger. Camalò Burger, un nome, tutto un programma, che cosa prevede questa super cosa? Allora, avremo un buonissimo pane e la zucca, un hamburger con grammatura davvero uomo, cioè? Speziato, te lo dirò dopo. Ok. Un po' di cavolo leggermente acidulato e finiamo tutto con una sorta di neve di formaggio e un ketchup al raboso. Camalò Burger, chissà chi vincerà. Intanto noi dobbiamo iniziare questa sfida, che dite? Diamo l'avvio? Diamolo senz'altro. Veloci, dai, non perdiamo tempo. Allora vado al centro della mia cucina e dico ufficialmente di partire con la nostra sfida. Partite Team Forchetta e Team Coltello. Allora, caro Antonio, che ti sembrano queste ricette? Interessanti, innovative innanzitutto. Beh, il risotto, diciamo, tradizionale più di questo dell'hamburger, perché questo, il formaggio con l'hamburger è una novità per me. Però mentre dai, bisogna sempre provare cose nuove. Cose nuove, sempre innovative. Per te invece, Valentina? Beh, guarda, Sara, credo che l'hamburger sia una bella rappresentazione del formaggio ubriaco, perché diciamo che abbiamo un prodotto della tradizione, lo portiamo alla nuova generazione. Quindi un hamburger gourmet, praticamente. Un hamburger gourmet. Ci piace questa cosa. D'altra parte, con l'ubriaco di raboso non può essere diversamente. Inizio con voi però, come state iniziando questa ricetta, questo risotto ubriaco? Beh, siamo partiti dal brodo, chiaramente, che è la base di qualsiasi risotto.
E adesso siamo passati alle pere, che dobbiamo comunque aromatizzare alla curcuma, quindi le faremo in una sorta di sciroppo che profumerà di curcuma. Stava facendo fare il lavoro sporco, ringrazio che non sono patate, sì, perché... Ma si inizia da lì nella cucina. Fra l'altro tu di cucina capisci molto, 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 perché sei una grande appassionata di buona cucina. Sì. Perché tu sei anche una volontaria slow food. Esatto, sono la responsabile dell'associazione per Treviso, per la nostra città, e quindi noi organizziamo eventi che promuovono i prodotti gastronomici e enologici del nostro territorio, quindi le eccellenze, facciamo conoscere i produttori. E con degustazioni, mostre mercato e progetti di educazione. Lo so che siete molto curiosi, non vi preoccupate, poi approfondiamo con Giulia, perché lei è una grande appassionata di cucina, ma non è l'unica, anche Ivan lo è, anche Ivan. Guarda che felice, come tocca il cibo, questo è amore per... È terapeutico. Davvero? Certo. Caspita, puoi metterci le mani dentro. Anche la faccia, sei terapeutico, ci metterei dentro, altro puoi che... Puoi dentro le mani, no? Mamma mia, sei terapeutico. Bellissimo. Allora, intanto quindi, voi stai unendo le due carni che avevi, sì, prima, i due macinati. Allora, abbiamo unito i due macinati, abbiamo aggiunto un po' di senape e un po' di spezie, un mix segretissimo delle mie spezie che non vi posso saperlo. Logicamente dire. Ah. Assolutamente no. Adesso andiamo a creare la nostra polpetta e andiamo poi a copparlo all'interno, dargli della... la forma. Esattamente. Quindi, grande appassionato di cucina, ma non solo, lui ha un birrificio, cioè fa la birra, che sì, pensate? Sì, 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 è il mio mestiere. 10 anni fa siamo partiti, in realtà 9, facciamo 10 anni l'anno prossimo, e siamo partiti pensando molto, molto al cibo e molto al nostro territorio, voglio dire, noi facciamo una birra che sposa tantissimi cereali antichi che sono tornati a essere un po' in auge anche da noi nel nostro territorio, ma soprattutto ci piace tantissimo abbinare la birra al cibo. Ah, questa è una cosa che mi interessa, perché chissà, la birra, voglio dire, tante volte dici ma non... certi cibi non è facile abbinarla, e invece tu mi insegni che si può tranquillamente, dai primi ai secondi, forse anche ai dolci, la birra ci sta. Ci sta con tutto. Tutte queste belle cosine che stiamo raccontandovi del vostro Ivan le abbiamo raggruppate in un video molto carino, molto interessante, che ci guardiamo insieme. Mi sento custode del territorio perché sono nato qui a Camalò. Amo il mio paese, ho deciso di rimanere qui nella vita e anche nel lavoro. Beh, di mestiere faccio il birraio, però mi piace tantissimo la cucina ed è la mia grande passione. Amo mettere i prodotti del territorio nel mio piatto, solo prodotti a chilometro zero. Anche nel mio lavoro di birraio ho deciso di abbracciare il territorio. Facciamo tantissime birre con dei cereali antichi, con delle colture ortofrutticole della zona. La mia birra è sicuramente la più buona che c'è. Almeno a Camalò. Bella, molto interessante e anche coinvolgente, devo dirti la verità. Grazie mille. Però vai avanti con la ricetta, certo, adesso, non ci distraiamo. Noi intanto abbiamo preso, usiamo un termine un po' casaro, no? Abbiamo preso la nostra cacciotta per carnivori e abbiamo cominciato a cucinarla. Bravo, continuate così, io invece prendo il mio formaggio per non carnivori e vado vicino ai nostri produttori, ai nostri giudici. Fra l'altro devo chiederti una cosa, Antonio, io posso mangiare la buccia, la scorza, sì, del formaggio? Sì, puoi mangiare, è edibile, sì. Sì, guarda, posso anche dirti che la buccia mantiene proprio tutti i profumi della vinaccia, del vino. Quindi non vado via di onda, vero, tra poco? È tutto evaporato, è andato, l'alcol andato, non c'è più. È andato, sì, è andato. Perfetto, adesso me lo assaporo per bene. Prima però voglio chiedere una cosa ad Antonio. L'hai mai lanciata la pubblicità tra le tante cose che hai fatto nella tua vita? Non ho mai lanciato la pubblicità, lo dico oggi, pubblicità. Ah, però subito, così. È l'ubriaco di Raboso il protagonista di questa puntata di Sapori e Custodie del nostro territorio. Ce l'hanno portato Antonio e Valentina dell'azienda Carpe Nedo. Stiamo cercando di valorizzare al meglio questo prodotto, come? Con il team Forchetta, dove abbiamo Giulia e Renato impegnati nel risotto ubriaco. Pensate che capolavoro ne verrà fuori? Il risotto, eh? Il risotto, ci teniamo a specificarlo. E il formaggio. E dall'altra parte abbiamo il team coltello, Ivan insieme a Giovanna, che invece stanno preparando il Camalò Burger. Sta procedendo tutto bene anche per tutto voi? Tutto benissimo. Abbiamo finito l'hamburger? L'hamburger è finito in forno. Ah, in forno. Siccome è molto grande, un piccolo trucco è quello di dargli una prima cottura in padella e poi infilarlo in forno e con calma.
arriva. Capito, questi sono i segreti, no? Qualche chicca che vi diamo. Voglio andare dai nostri produttori, i nostri giudici, perché dovranno giudicare queste due ricette che cercano di esaltare al meglio il formaggio ubriaco che tu hai prodotto, che tu hai inventato, il fondatore di questa azienda che si occupa di affinare il formaggio. Cosa vuol dire? La materia prima buona, sia nel formaggio che nel vino, perché non è che parliamo vinaccia esausta, ma vinaccia viva. Di conseguenza il formaggio si deve innamorare del vino che gli mettiamo da vicino. Non è un formaggio da sfamare, come ho detto prima. Ma da assaporare, c'è ancora tutto questo gusto meraviglioso in bocca, un gusto che mi riporta anche al territorio però. Camalò, Trevigiano, sì. C'è proprio molto legato al territorio, vero Valentina? Sì, hai pienamente ragione. Per noi il nostro territorio è fondamentale perché è ricco di prodotti di altissima qualità che sono seguiti anche da grandissimi produttori, perché come noi anche i produttori che ci accompagnano in questo percorso seguono la filiera con molta attenzione e danno molta importanza alle territorialità e a livello anche igienico-sanitario una cura maniacale quasi. Quando parliamo di buoni prodotti e di attenzione nel territorio, Giulia è sicuramente molto attenta e molto immersa in questo. Abbiamo raccolto tutte le particolarità che ti caratterizzano in un video che proponiamo ai nostri amici telespettatori e che ci guardiamo insieme. Qui siamo sul Montello, la collina più vicina alla città di Treviso, dove mi piace venire a passeggiare per immergermi nella natura e nel bosco, ascoltare il silenzio e i rumori del paesaggio e anche gli odori che cambiano in ogni stagione. Mi sento custode del territorio perché con la nostra associazione andiamo a valorizzare i produttori del territorio, li facciamo conoscere ai cittadini e quindi ad essere poi in grado di scegliere un prodotto sapendo riconoscere la qualità. Ho cominciato a fare il pane fatto in casa qualche anno fa, quando sono andata a vivere da sola, per riportare in casa il profumo del pane appena sfornato. Mi sento custode del territorio anche perché mi riavvicino appunto a queste tradizioni della cucina di una volta. Vorrei anch'io essere una sfidante di sapori e custodi del nostro territorio solo per avere questi bellissimi video, veramente carinissimi, molto belli. Tu cosa stai facendo che c'è tutto un rumore, una bomba è qui? Guarda, sono pronto a bagnare il riso con un po' di vino. Poi vino questa buono. È la parte di alcol che esce che aiuta l'ubriaco anche un pochettino, ma anche il risotto diventare più buono. Non solo lui. Proseguite perché vado a vedere il nostro Ivan del Team Coltello. Gli hamburger sono in forno ancora, lui sta tagliando il pane, stanno facendo tutte le loro cosine. Tutte le cosine? Guarda che ho messo un hamburger in più in forno per te. No, ma io sono vegetariana. Ma non puoi essere vegetariana, ma non potremmo mai diventare amici io e te. Come no? Era come tagliato non già. Assolutamente no, assolutamente no. Hai capito? Voi volete essere gli amici? No, certo, vedi, li hai già catturati, vuol dire che loro mangiano carne. Giudici, alzatevi, che non potete avere preferenze. Non potete essere amici di nessuno ancora. Uno dalla parte del team Forchetta, l'altro dalla parte del team Coltello. Parto però dalla mia amica Valentina, che si sta guardando come viene realizzato il Camalò Burger. Niente male, anzi, una bella ricetta. Mi piace moltissimo il colore del cappuccio, del cavolo. Si abbina benissimo con il formaggio. Quindi solo cose di alta qualità, immaginate che bontà. Da questa parte, team Forchetta, Giulia, risotto ubriaco, c'è di fianco il nostro Antonio. Come vedi questa ricetta? Bene, bene, mi pare il profumo è eccellente. C'è? Sì. Allora, chef Renato, Giovanna, adesso dovete prendervi in carico le ricette perché i nostri sfidanti devono andare nella postazione per il quiz. Sì, è arrivato il vostro momento. Dovete assolutamente provare a vincere questa sfida interessante, anche perché sennò sai che figura ci fate se tornate a casa dopo aver perso delle domande che riguardano il territorio e non solo, ma anche l'ubriaco di Raboso. Tre sono le domande che vi farò, per ogni domanda ci saranno tre possibili risposte, dovete individuare quella corretta. Solita prova dei pulsanti, fatemi vedere. Funzionano tutti. Allora, partiamo con i nostri sfidanti qui in studio, ma provateci anche voi da casa. Le vinacce usate per l'affinamento del formaggio ubriaco provengono da vitigni di Raboso.
qual è l'origine più accreditata del termine raboso? A. Dal termine veneto rabbioso, per il sapore fortemente acido. B. Da ramoso, un vitigno particolarmente ricco di tralci. C. Da ribosio, uno zucchero molto diffuso nel mondo vegetale. Vai, chi si prenota per prima? Ah, questa è una situazione che non mi è mai capitata. Nessuno si prenota, non vogliono fare figuracce, dovete provarci. Allora ci provo io. Vai. Dal termine rabbioso. Bravo, ti è andato bene, un punto per te, Ivan. Seconda domanda, una curiosità. Una leggenda narra che quando Dio creò il mondo, poggiò il suo compasso proprio a Camalò, ottenendo così A. una piazza perfettamente rotonda, o forse B. un pozzo profondissimo, o piuttosto C. una sorgente di acqua salata. Proviamo, Giulia. Io provo a dire la piazza perfettamente rotonda. No, tu hai perso la cittadinanza, sì. Poi... Non l'avevo. Forse il pozzo? Guarda, ha tirato di indovinare due volte Ivan e due volte ci ha azzeccato. Sono due punti per lui e ha vinto immeritatamente, ma comunque ci ha provato. Anche questa è, insomma, fa parte del carattere. Bravo, 2-0. Andiamo con la terza e vediamo se si prenotano veramente. Alcuni dei più gustosi formaggi sono detti erborinati. Cosa significa questo termine? A. Hanno delle erbe officinali nella loro pasta. B. Contengono muffe dal colore verde-blu. C. Sono avvolti nel fieno appena tagliato. Si prenota chi? Giulia? Sì. Cos'è? Questa la so. E qual è? Perché hanno le muffe di colore verde. Allora, vedi, un punto per lei, fra l'altro l'unico che veramente si sapeva. Ciò nonostante, per 2-1 vince la sfida del quiz Ivan. Bravissimi, alzatevi pure e tornate da Giovanna e da Renato, team coltello, team forchetta, che nel frattempo sono andati molto avanti con le loro ricette, ma decisamente avanti, anche perché ormai siamo quasi addirittura d'arrivo. Allora, com'è stato indovinare una risposta? Una. Erano domande su un territorio veramente specifico. Veramente sì. Renato, dimmi come stiamo andando avanti con la Sono andato avanti con il risotto, sì, Sara, certo. Quindi dobbiamo terminare, per cui la cottura è quasi pronta. I profumi ci sono, sono fiducioso. Ivan, da questa parte invece dimmi la verità. Ai tuoi due figli, Leonardo ed Edoardo, tu gli dici di provare sempre, ma che vada, ci si porta a casa la vittoria di un quiz. Questo sì, è vero. Alla grande, gli prepari anche questi bellissimi di prodotti? Di solito li facciamo un pelino più grandi, però per questa volta abbiamo fatto una cosa small per niente voi. Niente colesterolo a questi bambini, proprio nulla. D'altra parte fate bene a fare le porzioni importanti, perché poi i nostri giudici devono assaggiare, assaporare, giudici che sono... Sì. Pronti, non vedete l'ora. Tantissimo. Anche perché avete visto le varie preparazioni, avete visto come hanno cercato di valorizzare il vostro prodotto, l'ubriaco di raboso, che viene fatto dall'azienda Carpenedo, azienda che è molto presente nel territorio, Antonio. Sì, 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 diciamo che Camalò, il comune è Povegliano, però ha due frazioni molto importanti, con due proloco che funzionano. Fanno ad aprile una festa da 35 anni. Oh, wow. La festa del formaggio, praticamente, e noi siamo presenti come tanti dati. L'azienda Carpenedo non può certo esimersi dall'essere presente, ma l'azienda Carpenedo è presente anche in 30 paesi di tutto il mondo, perché esportate questi fantastici prodotti. Certo, esportiamo i nostri formaggi in 30 paesi del mondo e siamo arrivati con l'ubriaco perfino ad Hong Kong, quindi per noi un grandissimo traguardo. Anche con gli occhi a mandorla mangiano questo fantastico prodotto, l'ubriaco di raboso, principe di questa puntata, di questa sfida tra Giulia e tra Ivan, sfida che, ahimè, deve terminare qui. Quindi, giù la forchetta, giù il coltello, ufficialmente è finita la sfida. Il team forchetta con Giulia e Renato hanno proposto un risotto ubriaco con l'ubriaco di raboso. E allora adesso, Renato, è il tuo momento per ricapitolare tutti i procedimenti di questa ricetta. Se è vero che siamo partiti da un classico, quindi abbiamo preso delle pere, che è il classico abbinamento che va bene con l'ubriaco, e le abbiamo passate un po' nella curcuma per dare sia la spezia che il colore. Abbiamo mantecato un risotto con il brodo della curcuma dove abbiamo cotto le pere e con un brodo tradizionale di carne. Abbiamo mantecato la fine con il formaggio raboso, dei pistacchi che sono la parte croccante e anche un po' sapida, e poi abbiamo un po' decorato la fine con della polvere della curcuma per completare il piatto e per dare anche un po' di colore.
Il formaggio ubriaco di Raboso era comunque anche il prodotto che doveva cercare di valorizzare Ivan assieme a Giovanna del team Coltello. Ci hanno provato con un Camalò Burger, un piccolo hamburger. Dico bene, Giovanna? Piccolissimo hamburger che è fatto per persone snelle e magre come noi. Abbiamo lavorato l'hamburger che è metà salsiccia e metà manzo. L'abbiamo scottato in padella prima e poi finito di rosolare al forno, leggermente sbollentato il cappuccio viola con un po' di olio e un po' di aceto. Abbiamo adagiato il tutto e scaldato anche il nostro pane alla zucca artigianale. Abbiamo grattugiato molto molto finemente a neve il nostro ubriaco arraboso e per finire abbiamo fatto un ketchup di Raboso. E adesso, cari giudici, Antonio e Valentina, vi chiedo di alzarvi e di iniziare con gli assaggi partendo dal team forchetta, cioè dal risotto ubriaco. Lo so che è il momento che più attendete, in realtà è il momento che attendete un po' tutti quanti per sapere quale del lavoro dei nostri sfidanti è il più apprezzato dai nostri giudici. L'assaggio per Valentina, ora per Antonio. L'azienda Carpenedo con l'ubriaco di Raboso, che lo producono con tanta passione e con tanto amore. Prego, lasciate pure questa forchetta qui, dovete procedere con l'assaggio da questa parte, vi accompagno nel team Coltello da Ivan. Questo Camalò Burger tagliato per agevolarvi l'assaggio il più possibile. Caro Antonio, chissà da quanto non ti mangi un burger, un Camalò Burger, poi ci devi provare. Proviamo. Allora, guarda qui l'assaggio però, metti giù l'hamburger e andiamo al centro della nostra cucina che dobbiamo assolutamente decidere chi tra Ivan e Giulia ha vinto la sfida ed è quindi il custode d'oro del nostro territorio. I nostri giudici che dovranno dare il loro voto da 1 a 5 per il sapore del risotto ubriaco o del Camalò Burger, per come sono stati impiattati, ma soprattutto per come è stato valorizzato l'ubriaco di Raboso. Allora, i nostri giudici hanno terminato la votazione, chiudete pure allora la scheda, vi lascio l'attestato che fra poco dovrete dare o a Giulia o ad Ivan, i nostri sfidanti che si avvicinano a voi, cari giudici, perché sono pronti a scoprire insieme a tutti gli amici da casa qual è il risultato della votazione che avete dato. Per il sapore al team Coltello sono stati dati 5 punti, al team Forchetta, quindi a Giulia, sono stati dati 4 punti. Per l'impiattamento al team Coltello sono stati dati 5 punti. Al team Forchetta, al risotto ubriaco, 4 punti. E per la valorizzazione del prodotto, altri 5 punti a Ivan e 5 punti anche a Giulia, ma a vincere questa puntata è Ivan! Tu sei il nostro custode d'oro del territorio. Grazie con l'ubriaco di Raboso. Congratulazioni. Com'è vincere e portarsi a casa questo titolo? Molto bello, sono felicissimo, ma soprattutto sono felice che vi piacciono un po' anche le porzioni da camionista. Hanno vinto quelle oggi. Decisamente. Anche Giulia è la nostra custode del territorio, in realtà, perché ogni giorno è impegnata nel valorizzarlo. Certo. Complimenti anche a te, grazie. Ormai c'è la bocca che sta andando, ma perché voglio assaggiare anch'io questi fantastici prodotti, questi fantastici piatti, grazie ad Antonio Valentina dell'azienda Carpenedo per essere stati con noi. Grazie a voi. A voi e vi auguro un buon avvenire e comunque vi invito tutti a visitare la nostra azienda a Camalò. E verremo di sicuro allora! Arrivederci tutti con l'ubriaco di Raboso e mi raccomando potete acquistarlo nei punti vendita d'Espar.